Siamo online, Franco, siamo partiti. Ragazzi, buongiorno. Oggi allenamento di gambe totalmente, ma proprio totalmente a carico libero. Cioè proprio neanche una minima zavorra utilizzeremo. A chi è rivolto? A principianti. A principianti che non hanno modo di andare in palestra, che anche perché adesso sono chiuse. Oggi perlomeno che stiamo facendo questo video, che è l'8 febbraio 2021. Ok, quindi può essere d'aiuto a molti. Poi molti si allenano a casa, molti anche miei allievi. Mi ritrovo a dovergli mettere in programmazione allenamenti totalmente a carico libero di gambe, perché non hanno a disposizione altri pesi. E allora lì sta l'inventiva un po' del coach, a vedere quelli che possono essere esercizi che possono stimolare comunque sia la gamba in tutta la sua interezza, che poi è molto difficile senza pesi, però andando a lavorare sui secondaggi, sul timing under tension, su magari più profondità, meno profondità, si può, poi con la varietà di esercizi ovviamente, si può andare a giocare molto, ok? Qua ho scritto un programmino che potete utilizzare, quindi che potete prendere e adattare a voi. Adattare, ok? Dovete adattarlo, quindi magari dei numeri li cambiate, lo riadattate, magari un esercizio siete scomodi, come l'ho detto io, lo fate leggermente diverso, però come impostazione è coerente, ok? Poi come dico sempre, se volete un qualcosa di personalizzato su di voi, voi sapete che io faccio coaching online, mi contattate in privato, se volete sapere informazioni sul mio servizio vi rispondo, se mi scrivete online coaching vi giro tutte le informazioni, poi lì ci sentiamo, mi chiedete, fate domande e quant'altro, ok? Adesso partiamo. Allora, primo esercizio, squat jump. Perché? Voglio anche dirvi il perché dell'inserimento degli esercizi. Perché ovviamente l'esplosività va a perdersi man mano che la fatica subentra, ok? Quindi andiamo a lavorare subito di esplosività, così riusciamo ad esprimerci al 100% su quello. Ok? Allora, vai un po' più là, Franco. Più indietro. Perché se no lì c'erano tutti i sassi, pietre. Boh, fermoli. Squat jump, 4x10, 4 serie da 10 ripetizioni. Ok? Confermo 2 secondi prima di ogni ripetizione, fermo in buca e adesso vi faccio vedere tutto, e fermo finale 5 secondi. Ok? Quindi cosa vuol dire? Intanto lo squat come si esegue anche a carico libero? Ci mettiamo piedi larghezza, anche spalle, dipende, ok? In base anche a come siete comodi. Punte un po' ruotate verso l'esterno, non troppo. Peso, quindi il peso come lo si calibra? Il peso in questi termini qua, ok? Di orientamento. Peso in mezzo al piede, quindi deve ricadere esattamente qua, ok? Così ce l'ho nei talloni, vedete? Se io vado a fare questo, ce l'ho troppo nei talloni. Se io vado a fare questo, ce l'ho troppo nelle punte. Siete squilibrati. Invece io devo cadere esattamente, mentre che scendo, le ginocchia si aprono andando verso quelle che sono le punte dei piedi, ok? Quindi è così. Si ha proprio, voi dovete pensare di dover aprire le ginocchia per far scendere il culo. Proprio io la vedo così. Su, perché così proprio cadete giù in buca. Pa! Ok, vedetela così inizialmente per avere la concezione dell'apertura delle ginocchia. Perché non va fatto così. Non va eseguito con ginocchia parallele. Ok? Quindi peso al centro che deve rimanere al centro per tutta l'esecuzione. Vado giù in buca. 2 secondi. 1, 2. Esplosivo. 2 secondi. 1, 2. Esplosivo. 1, 2. Esplosivo. Alla decima ripetizione rimango qua 5 secondi. Ok? Vi assicuro che si sente, a patto che voi facciate uno squat realmente esplosivo. Nel senso, dovete cercare veramente di lavorare sull'esplosività, perché si attivano fibre diverse. Ok? Andiamo a lavorare un po' su tutte le fibre che abbiamo, minestrone. Su tutto quello che possiamo esprimere, ok? Se avete modo, adesso contraddicendomi a quanto detto inizio video, utilizzate una piccola zavorra come bottiglie d'acqua, come dei mattoni, non lo so, cosa che un secchio di cemento, cosa che potreste avere a casa, altrimenti va bene anche così. Giocate sui numeri, se è troppo poco aumentate un po' di più, altrimenti calate, ok? Secondo esercizio, andiamo a fare un lavoro più tecnico qua, più tecnico e proprio oggettivo. Quindi questo era esplosivo, pliometrico. Adesso andiamo a fare un lavoro diverso, monoarto, ok? I pistol squat. Ora, non tutti, ho già fatto un video sui pistol squat, non tutti possono fare i pistol squat, perché possono subentrare dei problemi di mobilità. Quindi se è un esercizio che non fa per voi, vi faccio un breve, diciamo, riassunto di quello che poi ho spiegato nel video dedicato ai pistol, di come fare a capire. Franco, abbassa giù la visuale. Se non avete la mobilità di caviglia,
difficilmente riuscirete a farlo. Quindi voi dovete provare a scendere giù così. Se stando così, ok, il piede non si alza, non fa questo, non fa questo, allora potreste essere persone che possono eseguire il pistol squat. Siccome è un allenamento per principianti, io qua penso di rivolgermi a tali persone, quindi lavoreremo solo d'eccentrica nel pistol squat, ok? Poi magari se riuscite invece a rialzarvi, vi risollevate, un 4x3. Andiamo a fare 4 discese lente, magari anche assistendovi a... Vieni Franco. Assistendomi a un supporto, ok? Scendo lento, 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 solo per un fattore di equilibrio mi assisto a un supporto. Altrimenti lo posso fare libero. Scendo, se riesco, risalgo. Un 4x3. Un 4x3 è relativamente poco, però questo è solamente se non avete ben chiaro il movimento. Altrimenti potete fare lo stesso lavoro, ok? Andando però a giocare sul timing under tension. Quindi lento, 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 fermo, su. La salita qua cerco di farla esplosiva, ok? In alternativa, per chi non può eseguire il pistol squat per problemi di mobilità, andiamo a fare i Bulgarian squat, che sono sempre un esercizio monoarto che però sono alla portata di tutti. Quindi un piede va su un rialzo, l'altro, a seconda della parte che volete lavorare, se state più vicini con l'altro piede, quindi così, troppo vicino, sì, lavorate più sul quadricipite, altrimenti va più in allungamento il gluteo, quindi di più col gluteo, da così, ok? Scendo e risalgo. 3x12, ok? Andiamo a fare un 3x12 ripetizioni per gamba, 3 ripetizioni per gamba, ok? Cioè 3 serie per gamba, scusatemi. 12 per gamba. Com'è? 12 per gamba. Sì, 3 serie per gamba volevo dire, perché cioè, gli esercizi monoarto è sempre così, no? Ma qua è... ma 3 serie le faccio per gamba oppure faccio, sì, le ripetizioni, ma in totale o per gamba? Eh sì, paranoia, no, paranoia. Problemi. Problemi e paranoia. Ok. Andiamo avanti. Adesso, al di là che voi abbiate fatto o meno il pistol squat o il Bulgarian squat, facciamo di nuovo i Bulgarian squat. Quindi se avete fatto i pistol farete un esercizio nuovo, altrimenti farete nuovamente un esercizio di Bulgarian. Ma con un gioco di secondaggi. Quindi torniamo in posizione. Andiamo a fare 2 secondi, cioè movimento a tensione continua, quindi senza fermo, in su. Cioè non mi blocco mai una volta che torno su, e non mi blocco quando arrivo giù, ok? Faccio 2 secondi a scendere e 2 a salire, costantemente, proprio come un pistone, così, ok? 10 ripetizioni, 2 per 10, ok? Quindi 2 serie per gamba, 2 per gamba, 10 ripetizioni. Quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Per par condicio faccio anche con l'altro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Molto semplice. Andiamo avanti con il penultimo esercizio. L'ultimo sarà di polpacci. L'ultimo è molto semplice, di polpacci. Penultimo esercizio. Squat. 2 serie per max rep. Ok? Come farle però? Con 3 secondi a scendere, quindi facciamo uno squat. Vai Franco, vai, 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 vai. Quindi 3 secondi a scendere giù fino alla buca, ok? 1, 2, 3. 1 secondo di fermo in buca. 1, 3 a salire, 1, 2, 3, e di nuovo, 1, per max, ok? Per massimale cosa intendiamo? Siccome siamo a carico libero, non arriveremo a un cedimento di quelli che rimaniamo, non rimarremo giù, non schiacciati. Ci rimaniamo sotto, ok? Non ci rimarremo. Schiacciati da un carico invisibile. Non ci rimarremo sotto, però, diciamo, andremo a rallentare troppo la tecnica, andremo un po' a perdere magari gli accorgimenti, andremo a sentire un bruciore eccessivo, ci sconcentreremo, faremo meno secondi a salire e a scendere, ok? Quando vediamo che perdiamo la tecnica, quello è il massimale. E cosa faremo quando siamo arrivati al massimale? Quindi supponiamo che io sono a 101. Aspetta, 1, 2, 3, 1001, 1, 2, 3. Questa è la 100ª rep, facciamo finta. 5 squat jump. Cioè io ho finito. Dico, ok,
No, con questi secondi qua non riesco più. Boh, subito, 5 squat jump. Per finire, quando avrete la gamba bella piena di sangue, bella sanguinosa, vedrete che difficoltà ci sarà a fare 5 squat jump finali. Ok. Ultimo esercizio, polpacci. Andiamo a fare un 3 serie per max rep di calf. L'unico esercizio che si può fare con i polpacci è questo qua. Fa vedere, Franco, devi far vedere. Ok? Se avete un gradino su cui mettervi, così riuscite ad andare più giù col tallone e qui e di conseguenza fare più romb, meglio. Fate 3 serie al massimo delle ripetizioni, in movimento controllato, su e giù, come un pistone, ovviamente. Posso aggiungere anche un esercizio a questi? Per principianti, per principianti. Quindi no, il CC squat, quello lo vediamo in altri video. No, c'è... Come si chiama? No. Che vi appoggiate contro una parete, ah. 45, no, 90 gradi così. Eh beh, sì, anche questo qua. Statica 30-40. Sì, no, ma poi gli esercizi, scusa, ce ne, ci sono anche gli affondi, per dire, no? Sì, sì, sì. Ma qua non è che era una cozzaglia di esercizi, qua era una programmazione che si può fare. Poi magari faremo una programmazione secondo Franco nel canale di Franco, perché Franco adesso c'ha il canale YouTube, quindi già, già. Non sul mio, non venire a rompere le palle sul mio, sai? Ho voluto aggiungere un esercizio. Io te lo dico, Franco. Scherzavo. Boh, ragazzi, spero vi sia stato d'aiuto, spero sia d'aiuto. Chiedetemi se volete una versione più avanzata, mettetemelo sotto nei commenti. Ovviamente, se è una versione più avanzata, però sempre a carico libero, non si può pretendere troppo, nel senso, la strutturiamo, ovviamente, però siamo limitati. Ok, però ci si prova, è anche una sfida mia personale, questa. Boh, Franco, riassumi più o meno tutto quello che è stato detto nel video. Dai, devo sbottonare tutto. Perché? Devo fare il mio video adesso. Che stai dicendo? Non tocca a me. Fai un riassunto di quello che è stato detto. Perché adesso dobbiamo registrare un video per il canale di Franco, quindi si deve mettere... Carichi. Si mette in forma.